Presidente, un convegno importante per la nostra realtà, per la provincia di Cuneo, partire proprio dal titolo, segnale RAI, segnali di speranza. Si gioca su questa parola, segnale di speranza, segnale RAI. Cosa significa, a che punto è, com'è la situazione? Beh, innanzitutto teniamo presente che il CORE, come un organo regionale, è presente in tutte le regioni. Il CORE del Piemonte è molto attento al proprio territorio. Una delle problematiche che stanno molto a cuore al CORE è la percezione del segnale RAI. La situazione com'è? Devo dire che nella provincia di Cuneo è abbastanza buona. Abbiamo rilevato dai nostri dati statistici che circa l'8% però non riceve il segnale RAI completo di tutti i canali, però è un dato che è fondamentale. Stabile. La nostra grande preoccupazione, la nostra attenzione più che preoccupazione è quella allo switch digitale del 2020 che chiamerà in causa tutti i cittadini. Il CoreCom e il CoreCom nazionale, CoreCom Italia, che io rappresento anche al tavolo del MISE, si sta occupando proprio di questo. Quindi cerchiamo di avere una visione della situazione attuale per poi poterci occupare anche della strategia futura. Ecco, quindi tornando alla domanda del titolo, i segnali di speranza ci sono in questo caso? I segnali di speranza ci sono, però in un momento in cui ci sarà un grande cambiamento noi dobbiamo essere pronti ad avere i dati importanti sul territorio per capire quali azioni mettere in atto per riuscire a servire tutti i cittadini con il servizio del segnale televisivo.